Cari amici, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo il mio nuovo fornello da cucina della Parkside e lo vediamo tra poco. Cari amici, spero vi sia piaciuta questa presentazione goliardica del nuovo faro performance della Parkside. Vediamo com'è fatto. La batteria che sto utilizzando io è una 4A e per una 4A abbiamo un'autonomia di circa 50 minuti. Se invece siete interessati al colore abbiamo un 5600K. Il faro è dotato anche di un buonissimo alimentatore che può essere direttamente collegato alla rete. Il faro è piuttosto pesante e è davvero massiccio, è davvero ben fatto. Il motivo principale di questo peso è racchiuso uso in questo metallo, credo sia alluminio, per dissipare il calore di questo chip LED piuttosto potente. Nella parte frontale ci sono due maniglie gommate che servono per salvare il faro in caso di caduta e anche per afferrarlo. Il cavalletto è affidato a questa leva che può essere spostata liberamente, non ha nessun blocco a differenza dell'altro faro, né su un lato né sull'altro, ma svolge egregiamente il suo lavoro. Credo che all'interno ci siano delle molle che garantiscono la rigidità. È anche possibile fissare il faro a un cavalletto e la ghiera è in metallo, quindi piuttosto solida. Appoggiando il faro in sicurezza grazie alle due protezioni anteriori è possibile poi fissare la batteria, che farà proprio un apposito click e quindi è ben ferma e stabile. Vediamo adesso la pulsantiera presente su questo modello, nonostante la macchina sia Bluetooth. Partiamo con il pulsante di accensione, il pulsante di regolazione della luminosità, l'indicatore della batteria, e questo pulsante RF serve per collegare questo faro ad altri fari che fino a una distanza di 20 metri si possono sincronizzare tra di loro fino a ottenere il primo faro, che può essere un master rispetto agli altri e poi controllati tramite Bluetooth. Vediamo adesso una cosa piuttosto interessante. Accendiamo la macchina, la luminosità è a 1, andiamo a selezionare la luminosità numero 2 e nel momento in cui la spegniamo, non subito, resterà acceso il numero 2. Vedete? Se rischiaccio però riparte dalla prima luminosità, quindi non mantiene in memoria, va in protezione la macchina e ritorna sulla prima luminosità, quella più bassa, per garantire una maggiore durata della batteria. Il faro, una volta montata la batteria, può essere poggiato in verticale, può essere inclinato liberamente e tenderà a scendere davanti, vedete, in questa maniera, quindi più l'abbasso e più lui scenderà davanti. Può essere ribaltato addirittura, ma la cosa più interessante di tutte è che grazie a una batteria da 4A può anche essere messo in piano, quindi quello che farà da appoggio per il faro sarà proprio la battuta della batteria. Eccolo qua. C'è da dire che questo faro, per riuscire a raffreddarsi, ha necessità di una superficie piuttosto ampia di metallo. Ve lo faccio vedere a fianco a un'altra piccola torcia della Parkside ed è davvero gigante. Rispetto all'altro modello, questo faro monta un chip LED centrale piuttosto generoso che garantisce una luce leggermente più bianca rispetto all'altro. Il cono è essenziale e minimo e riesce a diffondere la luce grazie a una lente che è montata proprio al centro. Questo fa sì che praticamente ci sia una specie di cerchio gigante davanti all'operatore e quindi questa luminosità prende proprio la forma di un cerchio, mentre nell'altra lampada si ha una forma leggermente più rettangolare. Io preferisco l'altra forma, sono sincero. Il colore di questo faro è più bello, più bianco, l'altro è un po' più caldo. Nella parte finale del video vedrete il test, ho provato entrambi i fari della Parkside messi insieme. Diciamo che la prima luminosità di questo faro corrisponde alla luminosità più alta dell'altro faro, anche se i lumen non corrispondono, almeno questa è una sensazione che ho avuto io. Il cavo dell'alimentatore è piuttosto generoso di sezione, è sufficiente inserirlo nel faro e questo si accenderà senza alcun problema. Vediamo se c'è la possibilità che il cavo vada a toccare il faro. No, c'è da dire che con questa opzione il faro non può essere messo in piano. Attraverso il cavo il faro non può essere messo in piano perché il cavetto andrebbe a toccare praticamente sul bancone, quindi
Nel momento in cui non lo mettiamo in piano, non c'è abbastanza spazio, il cavo praticamente andrebbe a collidere con il tavolo. La soluzione che mi sento di consigliare agli ingegneri della Parkside è di fissare questo cavo in un'altra posizione o semplicemente cambiare la forma del cavo con un angolo. Cari amici, giunti a questo punto del video, vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, vi lascio al test, vi mando un caro saluto e un caro abbraccio salutandovi al prossimo progetto.